Trasportava alimenti contaminati da consegnare ai distributori della provincia pesarese. Multa di 3.000 euro al conducente fermato dalla polizia di Urbino. Il carico sottoposto a vincolo sanitario per la successiva distruzione. Dagli articoli per la casa, i test rapidi anti-Covid, la finanza di Fano sequestra più di 38.000 prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, segnalati 9 responsabili di esercizi commerciali. Crisi ucraina ed emergenza economica, per Mirko Carloni è nato una speculazione sui costi dell'energia che sta mettendo in ginocchio anche le imprese delle Marche. Il vicepresidente oggi a Roma per la conferenza delle regioni. Guerra e rincari, anche il carrello della spesa costa di più, in aumento pure i prezzi di frutta e verdura. Vedo la crisi che mi mette paura, che non mi ha mai messo paura a lavorare in piazza, a trovare qui. Sarà un inno alla pace insieme ai giovani e alla comunità ucraina, quello in programma domani in piazza 20 settembre a Fano. L'evento sarà trasmesso in diretta su Fano TV. Chiuso per lavori il tratto di ciclo pedonale che conduce a Viale Romagna Fano, il comitato Arzilla Resistente annuncia un esposto alla Corte dei Conti, continua anche la protesta dei residenti sconcertati per il comportamento di sindaco e assessori. Ci colpisce questa insensibilità profonda nei confronti dell'ambiente. Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia. Dovevano essere consegnati ai distributori della provincia pesarese gli alimenti contaminati scoperti dalla stradale di Urbino. I prodotti erano in viaggio a bordo di un autocarro che è stato fermato dai poliziotti lungo la statale metaurense nel comune di Fermignano. Al momento del controllo il termometro del mezzo segnava una temperatura all'interno della cella frigorifera di più 9 gradi a dispetto di quella prescritta di meno 18. Nel vano di carico gli operatori hanno rinvenuto diverse tipologie di alimenti, in particolare molti rotoli di kebab, patatine, pane arabo e altri prodotti che avrebbero dovuto viaggiare all'interno di appositi contenitori protettivi per la temperatura e invece sono risultati ammassati in scatoloni accatastati. Il conducente non ha fornito alcuna motivazione plausibile per quel trasporto irregolare, tanto che gli agenti gli hanno contestato diverse infrazioni e lo hanno sanzionato con ammende di un ammontare complessivo di oltre 3.000 euro. L'intero carico è stato sottoposto a vincolo sanitario per essere poi avviato alla distruzione. In ogni caso sono stati avviati ulteriori accertamenti sulla responsabilità dell'intera filiera di mittenti e destinatari. Invece nell'ultimo semestre la Guardia di Finanza di Fano ha sequestrato numerosi prodotti come articoli per la casa, ferramenta, accessori moda per la telefonia, bigiotteria e perfino test rapidi per il Covid, risultati non conformi alle norme del codice del consumo. In 9 esercizi commerciali sono state rilevate violazioni che hanno portato al sequestro di circa 38.000 prodotti, tutti non in regola con la normativa in materia di sicurezza e dunque potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. I prodotti messi in vendita di un valore commerciale complessivo pari a oltre 20.000 euro sono stati sequestrati e ritirati dal mercato, mentre i relativi responsabili sono stati segnalati alla Camera di Commercio per la definizione delle sanzioni che potrebbero arrivare fino a 25.800 euro. Torniamo a parlare delle ricadute economiche della crisi ucraina, i rincari energetici e delle materie prime, la chiusura delle relazioni con importanti mercati di sbocco delle produzioni del Made in Italy rischiano di far chiudere migliaia di imprese, soprattutto di piccola e media dimensione. Oggi il vicepresidente della regione, nonché assessore alle attività produttive, Mirko Carloni, si è recato a Roma per discutere delle prime misure da mettere in campo. Dovremmo averlo in collegamento. Buonasera Carloni. Buonasera. Intanto le vorrei chiedere qual è la situazione nella nostra regione. Beh, la situazione, abbiamo incontrato tutte le organizzazioni e anche la Camera di Commercio delle Marche, è molto preoccupante perché abbiamo delle aziende completamente vocate al mercato russo, a quello ucraino, che stanno rischiando il collasso per le mancate vendite, per a volte anche per i mancati pagamenti rispetto a spedizioni già partite. E poi c'è tutto il tema della speculazione sull'energia che sta veramente mettendo in ginocchio il nostro sistema produttivo. E le Marche hanno una caratteristica che è molto concentrato appunto l'iniziativa imprenditoriale verso quei mercati e quindi ha veramente un grande impatto per noi le conseguenze della crisi che provengono da quella guerra. Oggi si è appena conclusa
la commissione attività produttive che le Marche presiedono, e dove si sono riuniti tutti gli assessori regionali allo sviluppo economico, e insieme abbiamo preparato l'elenco delle priorità che prossima settimana andremo a presentare a Mediaoteti, che presiede il tavolo della task force nominata dal governo sulla crisi ucraina. Quindi concretamente dovrebbe essere quel tavolo da cui parte le misure di sostegno per creare il decreto che speriamo possa aiutare a creare un po' di sollievo alle nostre imprese. Crede che ci sia una speculazione sui costi dell'energia? No, non è che lo credo, sono sicuro che c'è una speculazione. Tra l'altro, permettetemi, una speculazione vergognosa sui costi del gas, perché tutto si ancora in Italia al costo del gas. Questa è stata lasciata fuori controllo, e questa mattina abbiamo incontrato anche il ministro dell'Ambiente, Cingolani, oltre a quello della agricoltura, a cui abbiamo chiesto tutti insieme di fermare questa corsa assurda del costo del gas. Banalmente, intanto togliere le accise, che non sarebbe una cosa da poco, perché incide tantissimo. Siamo il paese che ha le più alte accise sul costo della benzina, ma la verità è che c'è una speculazione di fondo, ed è una cosa tutta italiana che in qualche modo si sta verificando in modo particolare nel nostro paese. E il governo che cosa può fare? Quello che gli abbiamo chiesto è di creare un tetto per bloccare questa corsa verso il rialzo, che mette in ginocchio le famiglie, ma anche tante imprese energivore, coloro che fanno pesca, hanno attività di ogni genere e tipo, stanno pagando un prezzo molto alto. Senza contare che c'è tutto un discorso più importante che abbiamo affrontato da questa mattina sulle materie prime, che è davvero preoccupante, perché su alcuni settori noi siamo fortemente collegati all'importazione, e per esempio su quelle alimentari si sono fermate al porto di Odessa diverse navi che dovevano portare in Italia il mais, il frumento, la farina, quindi il grano, scusate. E quindi questo è un prezzo che noi pagheremo in termini di filiere produttive. E oltre alla crisi ucraina-russa c'è anche il blocco di esportazione da parte della Bielorussia, da parte di altri paesi che hanno deciso di non esportare più verso l'Italia per conservare le materie prime. E quindi è un po' una corsa di ogni paese a garantirsi le riserve sulle materie prime. Quindi questo è davvero preoccupante, oltre che un danno per intere filiere produttive. Grazie Mirko Carloni, assessore e vicepresidente della Regione Marche. Grazie, buona serata. E l'aumento dei prezzi tra gasolio, energia e costo delle materie prime sta avendo ripercussioni appunto anche sulla spesa, a partire dal pane, dal latte, fino alla frutta e alla verdura. Lei da venditore qui in piazza ha visto che i prezzi sono aumentati? Si lamenta, non è che compra quantità enormi, compra perché tanto cerca di comprare la roba buona, però è aumentato. Non mi dire perché, per come, questo non lo so, si sa comunque la benzina, tutto quanto, il periodo è questo. L'importante è che ci sia, anche perché piano piano anche i contadini o i marinai si stufano di lavorare. Perché non è che c'è solo c'è il guadagno nostro, vai avanti così, ma è il guadagno del non contadino che piano piano si stanca, smette, non conviene più. Aumentati il trasporto per il caro gasolio, ma la roba per adesso ancora non è aumentata. Quindi da lei ancora si vende bene? Sono ancora prezzi vecchi, adesso si sente un poco di crisi in giro, un poco di calo si sente. C'è poca gente confronto a un mese fa, dai. Il gasolio adesso noi abbiamo visto, anche noi col camion ci va via, prima ci andavano 30 euro, adesso ce ne vanno 50, 60, perché noi veniamo dalla Romagna, a venire giù facciamo 140 km al giorno tra andare e venire, e ci comincia a diventare, e però nonostante questo riusciamo ancora a contenere i costi e tutto il resto. L'unica disgrazia sono le buste, la gente non capisce che si deve portare le buste da casa, perché se non vengono e le devono pagare, ma non perché voglio io, perché se noi ci prendono ci fanno un verbale. C'è qualche prodotto che la gente acquista di più o qualcosa di meno? Ha notato delle differenze? I pomodorini, che prima ad esempio il Vesuvio, il Datterino, che prima si compravano a 4 euro al chilo, adesso hanno sparato a 5 euro al chilo tutti e due, un euro di più, ma perché arrivano dalla Sicilia.
poi il freddo e tutto il resto, poi il munio, stessa cosa, il munio naturale prima andava a 3,5, adesso va a 4 euro, che 50 centesimi. Noi riusciamo a lavorare con l'italiano si paga un po' di più, però è questo. Però i prezzi sono un po' cresciuti, qualche centesimo in più c'è. No, cioè, sono cresciuti, però come continuo a dire, sono cresciuti tantissimo in base al gasolio poi. Noi veramente stiamo tirando per rimanere noi, cioè, lavoriamo giusto per pagare o il personale o le tasse, giusto per quello lavoriamo. I rincari sono andati lì. Sono stati più di 6.300 i prodotti farmaceutici raccolti in 6 giorni grazie alla campagna lanciata da AZ S.p.A. in favore del popolo ucraino. La società dei servizi ha voluto fare la sua parte attraverso le farmacie comunali che gestisce nel territorio di Fano, ma anche a Marotta, Piaggio e Cantiano, raddoppiando di fatto le donazioni dei prodotti di primo soccorso effettuate da clienti, associazioni e aziende. Il valore complessivo dei medicinali è di 33.090 euro. Si intitola Giovani per la Pace ed è l'iniziativa che si svolgerà domani in piazza 20 settembre, organizzata dal Comune di Fano e voluta fortemente dagli studenti delle scuole fanesi per dire basta alla guerra. All'evento, che sarà trasmesso in diretta su Fano TV, saranno presenti anche le comunità ucraine, la comunità ucraina e il coro della scuola di Bellocchi, servizio di Filippo Pucci. Gli istituti comprensivi superiori ai licei di Fano scendono in piazza per manifestare contro la guerra attraverso un evento intitolato Giovani per la Pace, che vedrà coinvolti diversi ragazzi dalle ore 10 di domani, venerdì 11 marzo, fino a mezzogiorno in piazza 20 settembre. Un inno che i giovani vogliono rappresentare, ma vogliono rappresentare perché loro nascono come cittadini europei, cittadini che sanno vivere in ogni luogo, cittadini che sono nati senza guerra e vogliono continuare a studiare nuove pagine di storia legate alla pace. Sono molto contenta di aver accolto la loro forte richiesta di poter portare un messaggio di vicinanza e di solidarietà ad una comunità che in questi giorni, in ogni momento, è veramente costretta a vivere sotto le bombe. Sarà presente anche la comunità ucraina, che appunto alla quale porgeremo un abbraccio virtuale, saremo in tanti in piazza e anche il coro tra le note dei bambini che canteranno proprio la canzone Voglio la pace. Voglio la pace, non più la guerra. Noi domani vorremmo manifestare la pace, perché questo è il mondo in cui noi vogliamo crescere. Veniamo già da degli anni molto duri, in cui abbiamo dovuto convivere con il Covid, e non vogliamo assolutamente che sia ancora l'odio e la paura a regnare. Noi vogliamo crescere in un mondo sereno, dove la cultura e la solidarietà siano alla base di tutti i popoli. La guerra non la conosciamo e non la vogliamo conoscere. Sappiamo che è da sempre che il mondo lotta per la pace, dunque mettiamola in pratica. Smettiamo di parlare e iniziamo veramente a manifestarla, questa pace. Domani sarà un inizio in piazza, ma deve essere solamente un inizio, perché la pace è un qualcosa che deve esserci sempre, una cosa sulla quale noi vogliamo crescere e basare le nostre vite e quelle di quelli che possono essere i nostri figli e tutte le persone che verranno dopo. Alla manifestazione, arricchita ogni ora dagli interventi delle scuole, parteciperanno anche le cariche civili e religiose. Abbiamo deciso di scendere in piazza domani perché secondo noi la guerra non è mai la risposta a niente. Infatti bisogna ricordare che alla conclusione di una guerra non ci sono vittorie, ma solo perdite. La pace è una semplicissima parola che può scaturire positività, ma anche negatività. Positività perché indica una completa armonia del singolo con se stesso, ma anche con l'ambiente che lo circonda, e negatività quando ti rendi conto che questa ti viene brutalmente strappata, soprattutto con la guerra. E questa mattina siamo tornati all'Arzilla di Fano, dove da 2 giorni è stato sbarrato l'accesso all'ultimo tratto di ciclo pedonale che sarà interessato dai lavori tanto contestati da molti residenti. Il comitato Arzilla Resistente annuncia un esposto alla Corte dei Conti.
A nulla sono valsi gli appelli, le proteste e i sit-in. Il cantiere è stato allestito e questo tratto di ciclabile che va dal Ponticello fino all'intersezione con l'ingresso della stradina che conduce a Viale Romagna rimarrà chiuso fino al prossimo 31 maggio. Il comune dunque tira dritto all'Arzilla di Fano nonostante le lamentele di chi ha definito il progetto un vero e proprio scempio ai danni dell'ambiente. Claudio Razzi, della Lupus in Fabula, questa mattina ha ripercorso tutte le vicende che si sono succedute e che sono iniziate nel 2017 con le richieste di messa in sicurezza. L'anno successivo, ha detto, il Consiglio Comunale modificò una parte del progetto preliminare, lasciando inalterato quanto previsto per questo segmento, e cioè una pista larga 4 metri, una cestonata sulla scarpata alta 5-6 metri e lunga 70, oltre all'abbattimento delle piante nell'argine sinistro. Da lì sono iniziate le tante manifestazioni e gli incontri con il sindaco e l'assessore Tonelli. È stato praticamente tutto inutile, siamo stati presi in giro, siamo stati ignorati. Il sindaco ci aveva promesso che avrebbe fatto un ulteriore sondaggio su questa scarpata, perché come sapete, l'abbiamo già detto altre volte, una volta che il progetto è stato appaltato, nel novembre scorso, nel 2021, esce fuori uno studio geologico che dice che la scarpata è instabile. E quindi, secondo i progettisti, secondo ASET, occorre mettere per forza la gabbianata. Allora noi diciamo se è instabile il versante, è instabile da questo punto fino su in cima, fino al Ponticello. Allora la gabbianata va fatta dappertutto, altrimenti se non viene fatta dappertutto vuol dire che la scarpata non è instabile e quindi si poteva fare quello che chiedevamo noi, ovvero una ciclabile più piccola, larga 2 metri, asfaltata, illuminata, sicura per tutti, e così in modo da lasciare quello che è l'ambiente naturale, ovvero gli alberi che sono sulla scarpata, e quindi salvaguardare questo paesaggio che è una ricchezza per Fano. Invece pare che qui si vogliano fare ciclabili ovunque, tutte fatte allo stesso modo, con la scusa della sicurezza, ma la scusa della sicurezza diventa un pretesto per distruggere l'ambiente. Luciano Benini, del Comitato Arzilla Resistente, ha poi ricordato che in ambiente fluviale la legge prevede dei criteri ben precisi per le ciclabili che sono diversi da quelle di tipo urbano. La cosa assurda, ha detto Benini, è che si interviene solo su metà percorso, per di più con meno problematiche rispetto all'altro che ha un fondo rovinato e pieno di pozzanghere. Per questo e altri motivi, il Comitato ha deciso di presentare un esposto alla Corte dei Conti per dimostrare che con meno soldi si può realizzare una ciclo pedonale sistemando l'intero percorso che va dalla Paleotta fino all'azienda Morelli. La Corte dei Conti ha questo compito, controllare che gli enti pubblici lavorino con il criterio del buon padre di famiglia, che non va a sprecare soldi ma cerca di ottenere un certo risultato con il minimo dei soldi necessari. Questo è quello che chiediamo. Purtroppo abbiamo avuto una fatica enorme nel riuscire a incontrare il sindaco, gli assessori. Non riusciamo neanche a capire qual è l'assessore competente. È la Tonelli, è Fanesi, è il sindaco stesso. Qui non c'è nessuno contrario a questa pista. Siamo tutti favorevoli. Esiste da 25 anni. Vorremmo che fosse sistemata con questi criteri molto più naturali, che sono molto diversi appunto da una pista urbana che veramente rovinerebbe definitivamente questo tratto. Giorgio, anche Italia Nostra è preoccupata. Preoccupazione è alta e questa iniziativa del Comune ci trova tutto sommato in forte disaccordo, anche perché è finito un periodo di comunicazione fra l'ente locale e le associazioni e questa diventa una chiusura forte. Ci dispiace che gli amici di Forbice abbiano ormai oggi sposato questo fare comunque questa pista ciclabile che va fatta, va realizzata, basta, eccetera. Ecco, il sindaco è andato avanti per anni, ormai diciamo dal Consiglio Comunale, disatteso nelle conclusioni, fra l'altro dall'amministrazione comunale, quindi va contro anche una volontà dichiarata del Consiglio. Per cui la preoccupazione è dire poco, ecco, quello che ci colpisce è questa insensibilità profonda nei confronti dell'ambiente. Dopo una lunga battaglia vi siete visti questo percorso transennato, che effetto vi ha fatto? Molto brutto, anche perché come potete vedere le transenne sono come se avessero paura di chissà cosa, che tutti entrassero. Volevo far presente due cose. Uno, che questa stradina è frequentata anche da molte signore, diciamo, di una certa età, che la usano per andare al mare.
quindi non solo noi che siamo, possiamo passare anche delle altre strade. Quindi ho delle vicine di casa che si stanno lamentando e sono preoccupatissime, perché specialmente adesso che cominciano le belle giornate così. Due, volevo anche dire un'altra cosa. Qui ci dicono siete i soliti talebani, non siete nessuno, la gente lo vuole. Non è vero, perché noi abbiamo anche consegnato più di 1000 firme al sindaco verso ottobre e la maggior parte è stata con noi dicendo sì, ma cosa vogliono fare? Se voi guardate sui social ci sono un sacco di persone contrarie a questa cosa. Forse è ora, caro sindaco, che decidi di salvaguardare questo paesaggio. E qui ho finito perché proprio non se ne può più. Parcheggi senza disco orario per i residenti nelle vie adiacenti alla caserma Paolini, lo chiede con una mozione il gruppo consigliare della Lega Fano, facendosi portavoce dei cittadini penalizzati dalla nuova pista ciclabile in via Negusanti, che nella sostanza ha eliminato i parcheggi nei pressi dell'uscita della caserma. Dopo quelli a pagamento istituiti fuori dal centro storico, ha ricordato la Lega, l'assessore Tonelli ha annunciato che dal 7 marzo all'interno dell'ex caserma saranno disponibili 20 stalli riservati alla sosta di 90 minuti, dove parcheggeranno i residenti, si domanda il gruppo consigliare, che aggiunge l'esonero è certamente la soluzione per loro, ma Tonelli dice no, trincerandosi dietro il fatto che non ne hanno diritto. Perché, chiedono quindi i consiglieri ai residenti sul lato opposto di via Negusanti, il permesso è stato concesso tranquillamente. Qual è il motivo per il quale Tonelli distingue i residenti della zona in fanesi di serie A e di serie B? Ed ora diamo spazio alle vostre segnalazioni. Partiamo dalla zona sportiva del Vallato, esattamente in via Benedetto Croce, vicino alla scuola di musica, da dove ci è arrivata questa fotografia per denunciare buche profonde 40-50 centimetri. Tra l'altro ci hanno scritto: in quest'area molti cittadini ci portano a spasso i cani e non raccolgono nemmeno gli escrementi dei loro amici a quattro zampe. Le buche, ha proseguito il telespettatore, sono pericolose per i bambini e per il trattorino tagliaerba. Ricordiamo alla cittadinanza, ha proseguito, che questo non è uno sgambatoio, ma è un prato custodito e tenuto in ordine. Chiediamo anche più controlli da parte dei vigili urbani, soprattutto al mattino. Invece in via Caio Muzio Scevola a Cucurano di Fano ci segnalano un cartello stradale divelto, specificando che si trova in queste condizioni ormai da diversi mesi. Cambiamo argomento. Ieri in Regione è stato presentato il piano di azione del progetto Mare Circolare. Si tratta di una iniziativa che partirà proprio dalla città di Fano e che ha l'obiettivo di rimuovere gli oggetti inquinanti presenti in mare e sulle spiagge. La capacità di utilizzare bene i fondi europei è determinante. L'ambiente e la sensibilità verso di esso è sempre un ottimo investimento anche per migliorare la qualità della vita. Sono le parole del governatore Francesco Acquaroli, che ha preso parte alla conferenza stampa dedicata al progetto pilota Mare Circolare, una iniziativa realizzata nell'ambito del progetto europeo Blue Crowdfunding, di cui la regione partner e Svem soggetto attuatore. L'obiettivo è quello di rimuovere gli elementi inquinanti, la plastica in primis, favorendo la salubrità marina funzionale alla salvaguardia della filiera ittica e della catena alimentare. Si partirà proprio da Fano sabato e domenica, per poi spostarsi a Senigallia il 19 e 20 marzo, a Civitanova Marche il 2 e 3 aprile ed infine sulla riviera del Conero il 23 e 24 aprile. La raccolta fondi civica, avviata il 27 settembre scorso e conclusasi dopo 60 giorni, ha raggiunto l'importante risultato di oltre 41.000 euro, cifra che ora verrà utilizzata per le azioni di bonifica e di pulizia dei mari in quei porti e fasce costiere a ridosso dei centri urbani di interesse turistico. Un'eccellente iniziativa che soprattutto va a scuotere quelle che sono le coscienze. È una frase fatta, quella di siamo tutti quanti sulla stessa barca. Questo è un mondo che deve essere tutelato, è un problema ambientale che ormai sta scuotendo diverse coscienze. E noi come istituzione siamo impegnati da tempo, anche con delle iniziative della Guardia Costiera. E questa iniziativa invece mira appunto a far muovere, diciamo, a sensibilizzare, ad educare tutta la gente a cambiare un attimo degli atteggiamenti che vanno
alla tutela del nostro mondo. Presente ad Ancona anche il vice sindaco Cristian Fanisi, che ha portato i saluti della città. Per Fano il progetto è stato seguito dall'assessore Brunori, che ci ha illustrato i dettagli. La pulizia verrà fatta nello specchio d'acqua di Marina dei Cesari e della Darsena, dove ci sono i pescherecci. Il 12-13 marzo, con il supporto dell'imbarcazione Pelican, verrà eseguito un intervento sia in superficie sia su fondali, grazie ai sommozzatori che provvederanno a rimuovere materiali solidi e liquidi come le sostanze oleose. Per domenica mattina, inoltre, l'amministrazione comunale ha chiamato raccolta le associazioni ambientaliste che provvederanno a togliere i vari oggetti di plastica presenti sulle spiagge di Sassonia. L'appuntamento è per le 9.30 all'anfiteatro Rastatt. Quindi c'è una grande soddisfazione da parte del gruppo, abbiamo messo su una squadra veramente fortissima tra noi, i sommozzatori, i volontari e la Politecnica delle Marche, il CNR. Quindi siamo all'inizio di qualcosa che diventerà veramente importante. Voglio aggiungere una cosa, noi abbiamo fatto incontri sia con i sindaci interessati e sia con le capitanerie di porto, renderemo probabilmente, questo è un inizio di qualcosa di permanente in quei paesi, in quei territori, nel mare, per poter renderlo sempre più usufruibile e soprattutto per poter renderlo meno inquinato. I libri dedicati al fiume Metauro e ad altri fiumi italiani saranno al centro di un incontro organizzato da Centrale Fotografia che si svolgerà sabato pomeriggio a Fano. Intanto proseguono le iniziative legate a Centrale Festival. Centrale Fotografia non si ferma e si prosegue sabato con una importante inaugurazione, un'anteprima. Abbiamo la possibilità di raccontare l'ultimo progetto didattico che abbiamo vissuto in presenza, con oltre 25 fotografi, e questo progetto lo presentiamo praticamente mostrando il prodotto di tre pubblicazioni dedicate ai fiumi e poi avremo anche la possibilità di andare a vedere l'installazione multimediale allo spazio Pagani di Palazzo Bracci Pagani. L'evento di sabato dove si svolgerà e a che ora? L'evento di sabato alle 17 saremo al Palazzo Montevecchio, al primo piano, nella sede dell'associazione Fabbrica Urbana, e presenteremo tre libri davvero interessanti, uno dedicato al fiume Marecchia con Marco Vincenzi e il fotografo Gabriele Giardi, e poi un altro libro dedicato ai fiumi lombardi e verrà da Milano appunto Danilo Bazzani. E poi l'ultimo libro è dedicato al fiume Metauro e fa parte appunto dell'ultimo progetto che abbiamo fatto. Ci sarà un'anteprima del geografo letterario Massimo Bini che presenterà la pubblicazione che con la Regione Marche cercheremo di preparare per il prossimo anno. Siete a lavoro anche per Centrale Festival? Sì, abbiamo aperto un open call dal 10 gennaio e stanno arrivando candidature da diverse parti del mondo. E in più Centrale Festival recentemente è stata contattata a Roma per una mostra dedicata a Emanuele e Giuseppe Cavalli e poi abbiamo anche il frutto di una performance che avevamo presentato lo scorso anno a Centrale Festival di Marilisa Cosello alla Galleria di Bologna, gruppo Studio G7. E vi ricordo l'appuntamento di lunedì con Primo Cittadino insieme al sindaco di Monbaroccio Emanuele Petrucci. Allora io vi ringrazio per aver seguito Occhio alla Notizia. Il nostro telegiornale torna domani sera alle 20.30. Buona serata.